Mercato ittico pronto, a novembre il trasloco, terminata la recinzione alla pensilina. Dopo anni di attesa, l'asta del pesce nella nuova struttura, in arrivo i lavori per la viabilità di accesso al triangolino. Mercato sul viale Roma, ricorso al TAR degli ambulanti. Consiglio comunale aperto a massa per il trasferimento dei banchi dal centro storico. Commercianti ancora sul piede di guerra, pronti a impugnare la delibera del sindaco. Turni notturni per i vigili, il piano del prefetto. Al comitato per la sicurezza l'intesa con i sindaci della Versilia. Aumentare il terzo turno delle polizie municipali per sbloccare il personale di polizia e carabinieri. Un weekend piccante in centro storico a Camaiore, sabato e domenica torna la festa PIC, banchi e show cooking in piazza 29 maggio, Sergio Muniz è il personaggio PIC dell'anno. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, edizione Versilia e Costa Apuana. Dunque avete sentito la svolta dopo tanti anni di attesa per il nuovo mercato ittico di Viareggio. A novembre l'asta sarà battuta per il pesce nei nuovi locali che si trovano nella zona del Triangolino al porto. Sentiamo. A novembre l'attività di asta del mercato ittico si trasferirà definitivamente nella nuova struttura sulla banchina Natino. Gli interventi per la realizzazione della nuova recinzione della pensilina dotata di impianto fotovoltaico sono stati ultimati ed alcuni giorni hanno ricevuto anche il parere favorevole alla corretta esecuzione dei lavori. Un'operazione da circa 300.000 euro che ha completato finalmente le strutture esterne del nuovo mercato, dove dopo lunghi anni di attesa potrà finalmente essere venduto il pesce della marineria viareggina. La pensilina è indispensabile per l'operatività del mercato ittico perché permette di sbarcare in sicurezza il pescato. Anche noi come cooperativa stiamo completando la nostra parte, presentando le domande per prendere il bollo per quanto riguarda l'asta e da novembre l'asta si sposterà sul nuovo mercato ittico. E finalmente ci siamo, non siamo ancora completi perché dobbiamo ancora realizzare alcune opere importanti all'interno del mercato ittico, ma piano piano stiamo realizzando tutto. Per completare davvero il nuovo mercato, immaginato quasi 20 anni fa e realizzato tra continui rinvii e problemi, manca ancora la viabilità di accesso, alla quale sta lavorando l'autorità portuale, oggi guidata da Massimo Lucchesi. Sarà rimossa la recinzione, che oggi delimita i magazzini dei pescatori, verrà realizzata la pista ciclabile e una nuova illuminazione per rendere accessibile a tutti uno dei luoghi più iconici di Viareggio. Dall'incontro con l'authority delle settimane scorse, i pescatori hanno inoltre ricevuto rassicurazioni sul dragaggio dell'imboccatura del porto, rimasta lo scorso inverno parzialmente inagibile per molti mesi. Stanno facendo i rilievi batimetrici, insomma è sotto controllo, insomma speriamo che non succeda quello che è successo lo scorso anno, che veramente ci ha messo in ginocchio come categoria. Andiamo a Massa per parlare del mercato settimanale trasferito, come sapete, sul Viale Roma dal centro storico. Commercianti ancora molto critici, un consiglio comunale aperto ieri per discutere della situazione. Sentiamo i particolari. Ho valutato insieme ai colleghi delle altre confederazioni sindacali di fare anche una sorta di ricorso al TAR e ve lo dico anticipatamente che fondamentalmente si appelli sulle cose che ho appena detto, il nostro ricorso, sulla virtù, sulla decisione della veridicità dei fatti, perché ad oggi noi ancora oggi non sappiamo il motivo per quale siamo stati spostati. Si sono riuniti fuori dal Consiglio straordinario per fare il punto sulla fase sperimentale, i rappresentanti sindacali degli ambulanti di Massa Carrara e gli stessi commercianti, per ribadire il loro disaccordo verso le scelte dell'amministrazione. Noi oggi possiamo fare un piccolo assunto che è di quattro mercati che abbiamo fatto nella nuova realtà. E questo piccolo assunto viene a confermare quelle che erano le nostre tesi, un fallimento verticale e orizzontale. In questo piccolo esercizio che abbiamo fatto in queste quattro settimane ho notato un deciso riscontro di negatività da parte dell'affluenza del pubblico e soprattutto di un pubblico che è intenzionato a spendere sul mercato. Durante il Consiglio gli interventi hanno dimostrato che i pareri sono discordanti. Se da una parte il comandante della Polizia Stradale Giuliano Vitali ha sottolineato le criticità del mercato nel centro storico e il presidente della Misericordia Bruno Ciuffi ha elogiato la gestione del corridoio delle ambulanze, i rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio e Confimpresa hanno espresso la paura di un impoverimento del tessuto commerciale della città e del calo dei fatturati per le attività ambulanti. Contrari anche i residenti del Viale Roma, preoccupati per la sicurezza della popolazione anziana e il degrado che il mercato sta portando a causa della sporcizia e delle deiezioni lasciate da alcuni soggetti.
Anche il CCN Massa da Vivere ha espresso dubbi sul decentramento del mercato perché il centro si sta svuotando di vita sociale con la conseguente riduzione del fatturato delle attività commerciali. Tra i consiglieri di opposizione l'opinione resta orientata verso il no, a causa dell'impoverimento del centro, dei disagi dei consumatori e dell'assenza di dati certi circa la durata della sperimentazione in atto. Parliamo di sicurezza in Versilia. Il piano del prefetto di Lucca, sbloccare risorse per i comuni per potenziare le forze di polizia municipale e salvaguardare dunque l'impiego di carabinieri e polizia di Stato. Lavorare per intercettare risorse che consentano alle amministrazioni comunali della Versilia di istituire il terzo turno notturno per la polizia municipale, in modo da sollevare le altre forze di polizia dalle mansioni legate ai rilievi dei sinistri o alle altre incombenze legate alla viabilità. È questo uno dei punti salienti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dalla prefetto Giuseppina Scaduto. Obiettivo condiviso dalle amministrazioni comunali, tra cui quella di Massarosa, che già nel 2024 ha approvato il regolamento che prevede, in particolari esigenze, il passaggio da 2 a 3 turni dell'operatività del Comando di Polizia Municipale. La proposta è stata accettata da tutti i sindaci della Versilia e chiaramente il Comune di Massarosa è seduto a quel tavolo. Tavolo che riteniamo essenziale anche per quanto riguarda appunto l'approfondimento di tutto quello che succede in Versilia, per cercare di andare anche non soltanto a prevenire certi fatti, ma anche a lavorare sulla percezione, perché il cittadino alla fine si possa sentire più sicuro a casa sua. Ma la vera svolta a livello di sicurezza, sia percepita che effettiva, sia per Massarosa che per tutta l'area interna della Versilia, si avrà con la realizzazione della nuova caserma nell'area dell'ex Fornace, il cui progetto è già stato approvato dai vertici dell'Arma. Crediamo profondamente nel nuovo progetto della caserma dei Carabinieri, che porta sul territorio sicuramente un numero diverso di forze che possono lavorare in sinergie, e avere una struttura vuol dire far sì che il personale possa lavorare meglio e gli utenti possano accedere meglio, e anche appunto, come ho già detto, su questo regolamento. La cronaca: un 56enne di Carrara è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione per un motociclo rubato. Nel 2016 l'uomo venne fermato dai carabinieri di Viareggio e aveva rifiutato di fornire le proprie generalità. I militari apuani nei giorni scorsi hanno dato così esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lucca. L'uomo, un pluripregiudicato, si trova adesso in carcere a Massa e deve scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Venerdì sera su Noi TV, prima puntata della nuova stagione di Per Contro, il talk di approfondimento dedicato all'attualità apoversiliese, prima puntata con un tema caldissimo, quello dei balneari, a pochi giorni dall'assemblea fiume di Villa Bertelli. Riconoscere un diritto di prelazione, perfezionare il calcolo degli indennizi a favore dei concessionari uscenti, imporre un limite di sole 2 concessioni per uno stesso soggetto. A questo puntano alcuni delle centinaia di emendamenti al decreto infrazioni presentati dai 3 partiti di maggioranza e in discussione in questi giorni alla Camera nelle commissioni giustizia e finanze. L'obiettivo del centrodestra è quello di allargare le maglie del provvedimento concordato a settembre fra Meloni e Bruxelles, che tanto ha deluso i balneari. In Versilia, in particolare a Fortone Marmi, dove nei giorni scorsi si è svolta un'assemblea fiume della categoria, c'è ancora chi vede come unica via d'uscita la vendita dello stabilimento balneare prima del 2027, data limite per i comuni per mettere a gara le concessioni. Ma è chiaro che in un momento di incertezza come questa una via di uscita può essere quella di lasciare l'azienda e passare l'azienda e l'attività ad altre persone. Quindi è chiaro che è un momento talmente fluido e difficile da leggere che tanti fanno questa scelta. Quindi il mercato è in movimento sicuramente. Quello che io posso dire ai miei colleghi è restiamo uniti e andiamo avanti invece per difendere le nostre aziende. Il tema delle concessioni e lo scontro politico in corso in Parlamento sugli indennizi sarà al centro della prima puntata della nuova stagione di Per Contro, in onda tutti i venerdì alle 22:15 su Noi TV. Una mostra per riscoprire l'antica via Vandelli, il percorso montano che collegava e collega tuttora Massa con Modena.
La mostra, come era la via Vandelli da Passo della Tambura a Resceto, ospitata dal 15 al 30 di ottobre 2024 presso il Palazzo Ducale di Massa, racconta la storia della costruzione della strada voluta da Francesco III d'Este tra il 1737 e il 1780 per collegare Modena e Massa. L'esposizione, realizzata dal gruppo Amici della Via Vandelli con il contributo del CAI e del Parco delle Alpi Apuane, include 80 foto storiche di Salvatore Mazza che illustrano la bellezza e l'ingegno di questa imponente opera di collegamento commerciale e militare. La mostra vuole anche rilanciare l'interesse per il percorso storico della Via Vandelli grazie ad una serie di eventi e progetti futuri che coinvolgono enti locali e regionali. Grazie al CAI che ha spinto moltissimo e credo che possa essere una iniziativa che rimette al centro l'importanza della Via Vandelli per la valorizzazione delle nostre comunità, del nostro territorio, per un rapporto importante con l'Appennino e con la provincia di Modena e quindi che si possa fare squadra tutti insieme da un punto di vista istituzionale, cittadini e associazioni. Tanti gli eventi collaterali in programma previsti in contemporanea alla mostra fotografica proprio per rilanciare l'attenzione al progetto. Il contributo dei noi volontari è proprio quello di dare delle indicazioni su dove sarà necessario intervenire perché c'è bisogno di progetti significativi fatti ovviamente dalle istituzioni, il parco, la regione, il comune, la provincia, tutti coloro che sono interessati a questa strada particolare. Prossimo weekend vedrà protagonista Camaiore con la edizione 2024 della Festa PIC. Stand espositivi, cultura, arte, gastronomia. Gli ingredienti per una ricetta vincente restano gli stessi per la Festa PIC di Camaiore, che torna questo sabato e domenica nel centro storico, evento organizzato dal Comune di Camaiore insieme all'Accademia Italiana del Peperoncino. Immancabile la grande fiera e mostra mercato a tema, quest'anno aumentata in quantità e qualità con molti dei più importanti produttori di peperoncino provenienti direttamente dalla Calabria. Diciamo che la formula è molto consolidata e questo weekend, questo sabato e domenica sarà tutto intorno al centro storico, in piazza 29 maggio, ci sarà il centro dove ci saranno sia i banchi e poi ci sarà appunto come tutti gli anni la zona cooking show, che dovranno essere diversi show. A chiudere la due giorni di piccante, alle 17.30 di domenica, la premiazione del personaggio PIC 2024, titolo quest'anno assegnato a Sergio Muniz, attore, cantante e modello spagnolo. Non mancherà Re Peperoncino, impersonato da Gianni Pellegrino, che animerà le vie del centro di Camaiore. Diciamo che Camaiore ha diverse feste molto importanti, agli Orti, alla Fiera di Ognissanti e diciamo che tra le 3-4 eventi importanti che abbiamo a Camaiore sicuramente ci abbiamo questo. Io credo che veramente questo sabato e questa domenica dovete venire tutti a Camaiore perché sarà come tutti gli anni un evento unico. A Pietrasanta, nella Sala del San Leone 42, artisti internazionali in mostra. Le opere di 42 artisti italiani e stranieri sono in mostra nella Sala del San Leone nell'esposizione battezzata Art Orient Express che l'associazione Kaleidos Arte di Carrara ha realizzato sulla scorta del leggendario treno che a fine 800 collegava Parigi all'antica Costantinopoli. L'esposizione aperto al pubblico sabato pomeriggio alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta, Paola Brizzolari, del curatore Marco Gianfranceschi e di molti tra gli autori in esposizione. Il racconto coniuga tendenze differenti nel comune denominatore dell'arte e dell'internazionalità, che sono anche la cifra identitaria della città di Pietrasanta, da sculture in marmo a composizioni con materiale di riciclo, da pitture su tela a installazioni luminose e cangianti. Il progetto apre un percorso culturale che pone fianco a fianco, come passeggeri su di un treno in viaggio, personalità e tecniche diverse, nate e cresciute tra Oriente ed Occidente. Mi fermo qua con la cronaca, con le notizie, facciamo una pausa ma vi lascio ancora la nostra informazione, la programmazione di Noi TV. Buon proseguimento.